Hola babes! Non se vede una minchia! Yeah! Yeah! Se vede la mazza, allora, ecco già così, molto. È molto meglio. Allora, è tardi. Oggi naturalmente vi ho fatto delle storie su Instagram. Ora si attacca a parlare. Vi ho fatto delle storie su Instagram, non mi tocco più i capelli, giuro. Leda! Eccomi! Leda comincia a essere veramente faccilecca di brutto, ma ha i capelli, ragazzi. Comincia a essere lunghi. Diciamo che se avessi qualche grappina un pochino più decente le potrei quasi legare, però. Allora, Floro. Dunque, vi volevo fare promosse e bocciate. Allora, a parte mi sono fatta un trucco da dire, Cami, si fa un trucco veloce. Naturalmente ci ho messo 3 ore. E l'ho fatto tutto troppo compatto, quindi one moment. Vabbè, niente di che, dai. Allora, il rossetto l'ho cambiato perché quell'altro era un po' troppo... Allora, io adoro quel grigio, anche se voi mi avete detto che non mi sta troppo bene. Io l'adoro. E quindi mi piace. Ed è quello della Wet n Wild. Questo, ed è il Nude Patoutier. E 92 920b e 920b, ed è questo nude che è tendente al grigio ed è uno dei pochi che ho così. È molto bello, però a seconda insomma un po' del trucco e del viso è un colore molto particolare, quindi. E ci ho spiattellato su invece questo qui, il rossettino della Kiko che ho comprato l'altro giorno, che io adoro. È stramorbido, è un colore bellissimo, piace tanto. Anche se volevo, non me l'ero messo perché non volevo un colore troppo simile comunque agli occhi. E ecco, facciamo così. Questo della Mulac è fantastico. Ecco, era troppo rosso. Maia, a gambi ci ha rotto cazzo, menga. Vabbè, mo basta, dai. E quindi niente, allora invece sugli occhi come mascara ho sempre quelli che vi ho fatto vedere sempre su Instagram oggi, questi due. Che però, allora questo è fantastico, che fa delle ciglia stratosferiche. Questo ancora lo devo un attimo capire, non so perché ma lo devo un attimo capire. Dunque, vi volevo fare appunto i promossi e bocciati, però visto che non ho comprato tantissime cose, o comunque le ultime le ho prese, ora è poco. Non ho cose particolarmente in più da farvi vedere rispetto all'ultimo video dei promossi bocciati. E allora, scusate, ma questa la devo finire. E allora ho deciso di farvi vedere i prodotti che comunque mi piacciono di più. Ho messo il ventilatore perché con questa luce qui vi spaccate veramente. Cioè, e poi attacco a sudarmi un poco. Misa! E devo chiudere perché fumo e andrò un po' di annoia, quindi la Misa non può venire. E Camillina, che grazia, un ippopotamo. E quindi niente, vi farò vedere i prodotti che ho comprato ultimamente, che comunque sto utilizzando di più e mi ci sto trovando meglio, ok? I bocciati non ce ne saranno granché. Allora, veniamo a Nosodros. Allora, io questa non mi ricordo se l'altra volta ve l'ho fatta vedere. Anzi, prima partiamo dai... Allora, come base non mi sto dando niente. Allora, il primer questo qui che della Puro Bio è troppo siliconico. Con questo caldo mi fa morire, quindi niente. Io non mi do primer. Sto utilizzando tantissimo e come sapete, perché ve lo... chi mi segue su Instagram... Io non riesco a farvi le scritte, comunque nell'info box lo trovate, il mio Instagram, Camillina, sì, Camillina Milanesi. Come appunto chi mi segue su Instagram e vedete delle foto, vi metto sempre e solo lui. Allora, questo è il correttore della Svolta ed è appunto il Colourpop. Ve l'ho oramai nominato 1000 volte, quindi non sto a rinominarvelo altrettante volte. Il mio è il medium 30, che per me è perfetto, è leggermente chiaro, però è perfetto, ha la copertura giusta,
ha una coprenza esagerata e io ultimamente mi do anche soltanto questo, perché col caldo che è, bimbe mia, ma che ve volete mettere? Quindi stra promosso. Come fondotinta, purtroppo, non riuscendo a mettermi fondotinta perché i liquidi mi afuo, ho tirato fuori quello dell'Art Deco, che oramai sono 2 anni e mezzo che ce l'ho, sicuramente qui darà come scadenza, infatti 12 mesi, ma è una polvere, non ha cambiato odore, anzi, e quindi però mi raccomando, quando i prodotti scadano, allora io so, lo sapete in cinghiale. E alcune cose sto cominciando ad accusarle pure io, quindi stateci attente, comunque se magari un prodotto è scaduto, cercate insomma di, ribadisco, poi ognuno fa quello che vuole. Allora, come sapete io d'estate utilizzavo solitamente i powder della Kiko, comunque quelli in polvere della Kiko, che quest'anno non ho preso appunto perché comunque avevo questo, era già un po' di tempo e ce l'avevo, ho detto bom, finiamolo perché tanto se no. Questo è appunto il Mineral Powder Foundation dell'Art Deco, il mio è il numero 8, no, 8340, 8 Light Tan, è un tester, c'è scritto tester, ma è la scialda vera dell'Art Deco, che mi regalò appunto una ragazza, che appunto mi aveva l'Art Deco e mi disse di provarla, tanto lei questo non ce l'aveva, cioè mi regalò questa. Ed è eccezionale, ha una giusta coprenza, bella elevata, il colore è bellissimo, vi lascia il viso straluminoso, mi piace da pazzi questo fondotinta, 100.000 volte meglio del fondo della Kiko, anche vabbè, l'Art Deco ha un prezzo maggiore. Poi ho tirato fuori la cipria di Giorgio Armani, che questa me la regalò Michela ai tempi quando andai a Cesenato. Michi, ti mando un bacio, anzi gli chiedo scusa perché io e lei ci sono senti oggi, ma io oggi pomeriggio me la so dormita tutto il giorno, quindi adesso devo scrivergli e mi regalò appunto la cipria di Giorgio Armani. Allora, io non ho queste ciprie qui, è una cipria di Giorgio Armani, quindi mi immagino costerà l'imballo. Io sto trucco fa veramente schifo, non mi piace per niente, però oramai l'ho fatto. E questa è Made in Spain Luxury Product LLC New York, se non mi sbaglio, micro loose powder libre micro, sapevo che se c'era scritto appunto non mi ricordo cosa, nelle foto vi fanno il insomma la luminosità, boh, ora io a questo non me lo chiedete perché io per fare le foto sono veramente un tegame, io non, come vedete infatti io vi faccio delle fotine, giusto, sì, faccio una fotina carina dove si vede il trucco ma finisce lì. E questa mi ci sono trovata bene perché, allora, a parte che uso anche quella della MAC, la cosa, lo Studio Fix, uso questo qui della Essence, come sapete, e sono delle ciprie appunto normalissime così. E anche queste le uso naturalmente sopra, però questa qui, essendo una cipria strafine tipo borotalco, a parte non potete capire quanto profuma, è una cipria molto molto leggera, di quelle strafine, anche questa molto luminosa, c'ha proprio glitter se lo vedete. Allora, la cosa che ha, allora vedete, vi rilascia dei glitter, allora tende leggermente a sbiancarvi l'incarnato, perché è proprio bianchissima, però se la sapete dare con il pennello, va data con il giusto pennello, quindi io ho provato a darla con diversi pennelli, con quello piatto, con quello bombato, e mi trovo benissimo a darla con questo pennello qua. Questo è un maestro, questo è preso da eBay, un troiaio, che addirittura perde i peli in maniera esagerata, però fatti così, per esempio non mi va bene questo, che io adoro per fare per esempio queste zone qua, questi bombatoni così, non va bene neanche questo assolutamente no. Per carità, quello della Real Technique, ok? Ci vuole un pennello che sia spaparanzo. Io vorrei essere più professional possibile, ma proprio non ce riesco. Per esempio, ci ho provato pure con questo, che per un periodo è stato il top del top. Per esempio, con questo ci do benissimo
ce la posso fare. L'art déco lo do con questo, o con questo, o con questi. Il kabuki piatto è perfetto per l'art déco. E questo è quello lì della Elf vecchio, il powder, con cui mi trovo ancora molto bene, anche se le setole sopra si sono un po' rovinate. Mentre per una cipria del genere ci vuole un pennello, un gran pennello, cinghiale, ci vuole... cioè uguale, cioè io sembro una che vende pennelli, quelli per... cioè ma ci vuole uno spavaranzo, ecco. Così, perché una volta che andate a stendere, il prodotto si va a distendere in maniera... meno compatta e di conseguenza il bianco si vede meno, perché il giorno che me la misi quella città era al lavoro, a me mi disse: Camillina, sei bianca, che cazzo hai fatto? Era lei. Ok, e qui ci siamo. Poi dunque di cipre non ho altro, anche perché quella lì di pupa ve l'ho nominata mille volte, quindi stop. Questa è la famosa contour kit di Anastasia che mi è stata regalata da Silvana. Io, sembra che tutto quello di cui parlo mi è stato regalato, però quando vi dico che mi riempite è la verità. Ci sono più cialde, oddio quanto mi piace l'odore di silicone, è tipo sintetico come garba. Io principalmente, vabbè, questo è carinissimo perché è tipo, vedete, questo arancio che non vedete, ecco, forse sì. Prevalentemente uso questo qua che è un po' più freddo ed è quello che uso, che ho anche adesso. Con il pennello della Kiko vecchio, di una collezione vecchia, che è fatto così ed è uno dei cioè proprio un parlo, ragazzi, io ce la metto tutta, ve lo giuro, Allora io come contouring ho questi pennelli qua, ok? Questo me lo regalò Carlotta ai tempi, che è della Criola, che è però oramai spennellato, però quando ci vado a dare le terre, tipo la freddissima della Puro Bio, che è la terra fredda più bella che c'è, oppure c'ho quella lì dei cinesi, di quel quadrio che insomma presi ai tempi su eBay, questa ce la do molto bene perché nonostante sia spennellato riesce a dare un bel movimento, mentre questo non è spennellato, invece è bello rigido e compatto, vi lascia il segno più netto e si sfuma molto peggio con questo. Questo qui è un pennello molto particolare, era di una vecchia collezione, di una collezione della Kiko di poco tempo fa, se vedete è fatto a onda, ve ne ho già parlato, che praticamente vi vedete il viso, è proprio la forma del viso, e voi andate a stendere il prodotto, le setole sono morbidissime, hanno cioè, di un morbido esagerato, e riuscite a sfumare il prodotto in maniera divina. E infatti ora io comunque uso quasi sempre questo per comunque prodotti in crema, per i prodotti in polvere questo. E questa è la svolta, cioè è come quella della Mulac, che io ho sempre giù dal mio babbo, ed è eccezionale, mi piace tantissimo, sempre un bacio enorme a Silvana gigante così. Prima di passare ad altre cose che me ne dimentico, questo qui è il Glow Mon Amour della L'Oreal. Ve l'ho fatto vedere, credo, nel video haul di cui ve ne ho parlato. Ve l'ho fatto vedere addosso e addosso si vede molto poco. Allora, questo per me è stata la svolta della svolta sul viso. Io questo lo mischio, io ho tantissimi prodotti glow liquidi, ma una maniera, cioè ce n'ho parecchi. Però quando le vado a stendere comunque prima del fondotinta, io sarà che il fondotinta poi lo va a coprire. Io se il fondotinta è troppo più grosso come... come texture, quindi lo va a coprire. Questo è tremendo, a parte che sberluccica da panico, e qualsiasi fondotinta voi usate lo mettete insieme a questo, vi lascia proprio un glow sul viso. Allora vedete, sul corpo lo fa un po' meno, perché comunque sul corpo voi è una parte più grande, la dovete andare a vedere, però comunque la brillantezza ve la dà, mentre sul viso, essendo una parte più piccola, vi dà proprio questa luminosità incredibile che io adoro. Voi lo sapete, io glitter me le metti solo tipo gypsy, me le metterei tipo anche, e quindi è eccezionale, mi piace un sacco, l'ho pagata anche poco perché costa 8-10 euro, ora non mi ricordo, eccezionale la svolta. Veniamo alla palette, che naturalmente io non vi posso non nominare lei,
È una delle uniche palette comunque che ho preso ultimamente. Spero comunque, ora io fino a metà mese non posso prendere la roba della Mulac. Io vorrei, allora, sto severamente pensando di prendere pure la palette, ma la palette mi costa troppo. No, perché la palette ce n'ho 1000 e voglio il lip verde, quello nude e vorrei anche gli illuminanti. Però i primi due sono i lip. Spero vivamente che arrivino comunque, essendo delle edizioni limitate, a metà mese. Perché io ora come ora ce l'avrei i soldi, ma non posso spendere i soldi per quelli lì per arrivare poi a fine mese. E quindi spero vivamente di trovarceli, perché ci rimane troppo male, perché un verde in quel modo io ce l'ho. Aspettate, ve lo faccio vedere. Allora, l'unico verde somigliante che io ho è questo qui, Trouble, ed è fantastico, io adoro questi verdi. Fatemi sapere per chi ha quello della Cindy se gli somiglia, perché a me, secondo me, gli somiglia una balla. E se gli deve somigliare così tanto, preferirei non spenderci i soldi che ci vorrei spendere. Fatemi sapere, perché secondo me è identico, io li adoro, cioè, ditemi voi se non si può amare un colore così. A parte che adesso me lo do, perché ci sta pure bene. Allora, il colore è questo, considerando che non mi sono tolta il rossetto sotto e ho dato tutto sopra. Fatemi sapere per chi ce l'ha, perché secondo me gli somiglia tantissimo. Il problema qual è? Che questo, essendo un fake, ha una durata pari al cazzo, cioè dura pochissimo, però mi piace tantissimo. E comunque, avendo tanti fake, oramai io sono anche abituata ad usarli, nel senso, so di avere un fake sulle labbra e quindi so che comunque me lo devo gestire in un certo modo rispetto ad altri prodotti. Comunque, per essere un fake è ottimo, perché anche come resistenza e tutto. Allora, lei, vabbè, ve l'ho mostrata mille e migliaia di volte. Se mi ricordo vi metto il video qui, magari del trucco o dell'haul, ma io non credo ci sia bisogno. Vedi? Il problema di questi qui è che se ne vanno, cominciano a sgretolarsi. Non ti devi leccare le labbra assolutamente. No, non ce la può fare. Ma il colore fa... e fa panico, vedete, se ne è già andato, quindi no, non è quello che dicevo io. No, questo fa schifo per essere un fake. Ok, vabbò, questa è la palette. Io vi posso garantire che è stato l'acquisto migliore di tutto, ora l'anno no, ma è stato uno degli acquisti migliori. Adoro questa palette, mi fa impazzire, mi piacciono i colori, mi piace la texture, mi piace tutto di questa palette, la amo. Ok, non ho grandissime cose da mostrarvi, perché comunque poi non ho preso altre cose. Una cosa che però mi è piaciuta molto è l'Arctic Holiday. L'altro giorno l'ho preso da Kiko, era scontato, ed è appunto questo illuminante. Come sapete, io non amo gli illuminanti stick, perché tendono a non rendere poi sul viso, non rendono e non reggono. Invece questo, devo dire che il suo lavorone lo fa. Essendo scuro, ve lo potete pure mettere addosso. Io l'ho utilizzato diverse volte anche da mettere addosso, comunque qui nel décolleté. E basta. Ok, basta. Vabbò, c'è lui. Vabbè. Ah! C'è lui che è la svoltona, vabbò, il rainbow highlighter, che vabbò, non sto, cioè, oh mio Dio, vabbè, dirvi troppe cose, perché va bene, e con questo chiudo. Va bene, bimbone, non ho altro da dirvi per adesso. Questi erano i prodotti. Che comunque ho utilizzato di più in questo periodo. Fatemi sapere se qualcuna di voi ha qualche prodotto uguale al mio, se vi siete trovate bene, se non vi siete trovate bene. Non ve la meno con questo della Essence, che è il mascara migliore che io abbia provato negli ultimi periodi. Veramente, oh mio Dio, perché ve l'ho messo già nei promossi dell'altra volta. E comunque un altro mascara che non è male è questo, che ho tirato fuori per caso, il Volume Medium della L'Oreal. Io mi ricordo, appena preso, non mi piaceva per niente. Non vorrei
che come tutti, come tanti mascara, avesse bisogno comunque di seccare, perché veramente adesso dà un bellissimo effetto allungante, infoltisce il giusto, bello, 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 davvero mi piace molto. Però ci sono dei mascara che tendono a fare schifo i primi tempi, e poi mano a mano che si secca il prodotto e che comunque proprio la texture del prodotto cambia, migliora pure il mascara. Va bene, io vi mando un grande bacio, spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia.